Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Le creazioni di Riri. Oggi vi faccio vedere i miei ultimi acquisti. Sono andata in due negozi OVS, dove ho comprato un paio di cose in ognuna, perché in un negozio non c'erano delle cose che volevo e essendo andata prima ho comprato però altre cose. Adesso all'OVS ci sono delle targhette gialle dove costa tutto tipo 1,29€, 1,49€, eccetera. Quindi ci sono molti sconti. Sono andata e lì mi sono lasciata fregare, mettiamola così, perché le targhette erano soltanto su un tipo di colore, per intenderci il rosso. Io invece ero convinta che fosse su tutta la linea, ad esempio tutti i rossetti di lunga durata, eccetera. E quindi sono stata un po' fregata, però va bene lo stesso, l'ho comprati e boom, la prossima volta capirò, vabbè. Comunque ho preso, allora, la colla, quella per unghie, la Fix It nei glue, che mi è costata 2,89€. Questa qui semplicemente l'ho utilizzata perché mi si è staccata questa unghia qui, allora l'ho riattaccata. Ha fatto subito il suo dovere, non si stacca più, cioè è molto molto dura, quindi secondo me è un buon affare. Poi questo qui, il rossetto della Essence, lo 04, si legge 04, e si chiama On the Catwalk, ed è questo colore qui, un po' tipo malva per intenderci, ed è abbastanza carino, cioè possiamo tenerlo molto molto leggero oppure un pochino più spesso, può essere utilizzato sia di giorno che di sera. E come ultimo prodotto che ho comprato nel primo VS è stato lo smalto bianco, e qua c'è scritto Color Intensifying Base. Appunto si può anche utilizzare per intensificare, mettendo la base sotto bianca, sopra rimarrà più forte il colore. E poi ho comprato invece nell'altro VS, questo l'ho pagato 1,99€. Poi invece questo qui, allora il 405, sì giusto, questo qui è l'Essence 3D e ha questi due colori, questo bronzo e questo pesca, molto molto carini, e l'ho pagato 1,29€ perché era in saldo. E poi invece ho comprato la crema per le mani della Lovejoy Care, che è la... mettiamo il burro per le mani, che mi è costato 3,79€. Questo l'ho già utilizzato ieri sera e lascia la pelle veramente morbidissima, infatti mi piace molto. All'OVS ho comprato queste cose qui, mentre invece sono andata a Lidl, in un altro posto, non nella mia città. E intanto vedete che stanno cadendo, mamma mia. Ok. E mi sono lavato i capelli e li ho giusto raccolti. Ho comprato 3 set di nastri adesivi. Ho comprato, costano tutti 1,29€. Volevo aprirli per farveli vedere, se riesco, ovviamente. Aiuto! Ok. Mamma mia. Ok, allora ho comprato questi qui, questo con i numerini, questo con i QA e questo con le righe. E infatti la scatola era fatta così, qua si sarebbero visti lo stesso, però volevo appunto farvi vedere. E sono 2,5 metri, sempre 1,29€, ho comprato questi qui invece, dove con i baci, con la scritta love, con i fiocchettini, e poi quello che veramente mi è piaciuto di più, sempre 1,29€, questo fatto effetto pizzo, animalier possiamo mettere, e questo qui qua veramente mi piace molto. Volevo aprirvi anche questo perché lì forse nella telecamera si è visto una specie di azzurro nei pois, invece è un grigio molto chiaro, però è un grigetto e mi piacciono molto. Questi li utilizzerò per fare
ad esempio i segnalibri, oppure li potrò utilizzare per moltissime altre cose. Allora, vedete? Sembra ancora azzurro, forse così si vede un po' il grigio. E questi qua comunque mi piacciono moltissimo. Intanto vi volevo anche far vedere ciò che ho creato, sempre con la carta del Lidl. E vado a prendere un attimo il tutto e arrivo. Eccomi qui. Allora, vi dicevo che ho fatto questo segnalibro. Ho tutti questi specchiettini. E al tessuto qui, questo grigio scuro, grigio chiaro in mezzo l'argento. Lo vedete anche qui dietro. E ho fatto questa parte qua invece elastica. Mi piace moltissimo perché, boh, secondo me è carino anche per un uomo, questo essendo decorato comunque con colori più grigi, eccetera. E poi ho preso una vecchia scatola, diciamo, togliendo tutto quello che avevo già messo, e l'ho decorata. Ho fatto il dentro con questo specie di rosino qui, fuori ho fatto questo qui della Francia. Secondo me è molto carino, aspettate che abbasso la telecamera. Secondo me è molto carino, perché mi piace, e ho messo dentro tutto ciò che io utilizzo solitamente per, diciamo, la sera quando vado a dormire, eccetera. Quindi sono andata a mettere. Con questo io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!